Le città e l'acqua sarà il tema della seconda edizione del Festival delle città del Medioevo in programma all'Aquila da giovedì 4 luglio a domenica 7. All'interno del lungo percorso che culminerà con la celebrazione dell'Aquila come capitale europea della cultura 2026, il Festival si propone per il secondo anno consecutivo come una manifestazione che mette al centro il valore incommensurabile della divulgazione storica verso un pubblico variegato. Il festival sarà una riflessione sull'importanza dell'acqua come elemento fondativo, storico, commerciale, identitario per le città nell'età di mezzo e vedrà confrontarsi storici, archeologi, artisti, scrittori e giornalisti. Le giornate saranno scandite da macro temi, i mari del Mediterraneo e l'acqua nella vita quotidiana, storie intorno all'acqua, fiumi d'Europa e le repubbliche marinare. Il programma è davvero molto intenso. La presentazione c'è stata qualche giorno fa all'interno di Palazzo Margherita, perché il Comune sostiene questa iniziativa che è organizzata dall'Università dell'Aquila. La cosa più bella di questa organizzazione dei colleghi Feniello e Forgione è la tematicità, perché a differenza della scorsa edizione, che era un'edizione ad ampio spettro di collocazione proprio storiografica, questa volta noi andiamo focalizzati su un elemento preciso che è l'acqua, il ruolo dell'acqua nella civiltà medievale. L'acqua è un elemento essenziale di grande valore per tutte le ere storiche. Nel Medioevo lo è stato in maniera particolare, perché era la decadenza dell'uso dell'acqua nelle comunità, perché venivano meno gli acquedotti romani che si erano usurati o che erano stati distrutti per motivi bellici, e quindi il Medioevo si trovò ad affrontare questa emergenza e l'affrontò ricostruendo gli acquedotti, ma anche promuovendo lo sviluppo delle città marinare. L'Aquila, sotto questo punto di vista, ha un racconto straordinario fatto da Buccia da Ranallo, che verrà rappresentato nel suo monologo da Laura Morante. Abbiamo la possibilità di discutere di questi temi che verranno presentati ad un grande pubblico dai maggiori storici viventi che hanno sviluppato ricerche importantissime sul Mediterraneo, sulle tecniche di utilizzo delle acque, e ci saranno archeologi, insomma un ventaglio, uno scenario validissimo, varissimo, che qualifica veramente questa scelta fatta dal Comune dell'Aquila e dall'Università di proporre alla cittadinanza dell'Aquila un prodotto di alta divulgazione.